sarei mortaista. E una scheggia di mortaio gli ha salvato poi l'Africa, perché l'aveva ferito, l'aveva squarciato tutto il fianco. E i suoi compagni, gli altri soldati, gli dicevano: siamo invidiosi di te che sei rimasto ferito, perché quelli che non erano feriti erano poi partivano per l'Africa. Ecco, queste sono le guerre. Però io vorrei, per non dilungarmi, vorrei dirvi un po' la storia di questo ombrello, di questo simbolo, perché io già da bambino, quando sentivo mio padre raccontare la guerra, io pensavo già da bambino a dire: ma c'è qualcosa che si può creare perché possa unire i popoli. E quel qualcosa mi è venuto dopo l'11 settembre, quando ci fu l'attentato alle Torri Gemelle, quando i grandi cronisti parlavano di scudo spaziale, parlavano di una possibile terza guerra mondiale, che poi, come diceva il professor Nasillo, la terza guerra mondiale è a pezzi ovunque nel mondo. E c'era il presidente Bush e Putin sotto un ombrello, intervistati da un cronista. E allora mi dissi: un ombrello che possa riparare tutta l'umanità. E pensai a fare un ombrello, non potevo fare un ombrello enorme come tutto il mondo. Allora pensai, in quell'ombrello lì, di metterci tutti gli stati del mondo, tutte le bandiere, ognuno allo stesso modo. E così mi inventai questo ombrello, mandai tutto a Roma, e quando poi mi fu arrivato dalle attività produttive in Roma l'autorizzazione a produrlo, ma non per guadagni, ma perché volevo farne un simbolo, e andavo per gli ombrellifici d'Italia e mi guardavano e mi prendevano per matto, perché era una cosa irrealizzabile, in utopia. Allora ho preso questo sogno e l'ho messo in un cassetto, e dopo 14 anni, quando sono arrivato poi a Vernante, ho tirato fuori quel sogno e ho detto: ci provo di nuovo. Ecco che poi, con la stampante 3D di Mario Merlano, della Protovicio di Alessandria, perché sono andato da lui, che è qui presente, che ringrazio, sono andato da lui e non mi ha guardato con sospetto, mi ha detto: questo simbolo di pace si può fare. E da lì, con tanti sacrifici, ho incominciato a vedere realizzare questo sogno. Allora è nato, dopo 14 anni è nato questo simbolo. Ma non bastava un simbolo qualunque. A questo simbolo ho voluto associare un registro che ho voluto realizzare con i bambini della scuola primaria di Boves, una città simbolo della guerra. Per due volte è stata insignita alla medaglia d'oro a valor civile per quello che ha subito la città di Boves, i suoi cittadini. E con i bambini ho voluto realizzare questo registro, dove quei bambini, nipoti e pronipoti di quei nonni che hanno vissuto quella guerra terribile, i bambini potessero testimoniare la pace. Ecco, a dire questo mi commuovo. Perché questi bambini possono domani essere testimoni di pace nel mondo. E da allora, ovviamente, uno di questi ombrelli è stato dato alla scuola di pace di Boves, unica in tutta Italia. E da allora questo simbolo va avanti. E perché questo registro? Perché gli ombrelli sono numerati e ogni persona che avrà questo ombrello, credo che sia giusto che possa mettere la firma in quel registro, una testimonianza di pace. E quindi io, siccome siamo nel 2018, alla presenza di tutte le autorità e voi cittadini che siete portatori di pace come tutti quanti,
professor Nasillo, io voglio regalare questo, un simbolo di pace, a Bruno Corniglia, signor sindaco di Marentino, con tutto il cuore, perché possa regnare questa quella pace qua a Marentino, insieme al miele, che il miele è vita, è pace, è alimento che... E dico ancora una cosa, dico, regaliamo un sorriso, perché chi riceve un sorriso gli fa bene e chi lo dà gli fa ancora più bene. Grazie. A nome di tutti i marentinesi e anche di tutti i sindaci presenti, ringrazio Paolo Usai per questo dono. Sindaci presenti, io ho detto questo per un motivo, perché essendo, come ha detto, l'unico sindaco della città metropolitana di avere questo onore, penso che di fare squadra insieme a tutti voi e di portarle avanti questo simbolo, soprattutto insieme a voi, perché chiaramente Marentino da sola non riesce ad andare troppo avanti, perché chiaramente abbiamo dei limiti, ma insieme a tutti voi penso che siamo invece una forza, perché coinvolgiamo una parte dell'astigiano e una parte del torinese. Quindi mi auguro che continuiamo con questo simbolo insieme. Ecco, come vedete, questa è la parabola con tutte le bandiere del mondo. In cima adesso c'è il sole, non si può notare, ma c'è una pallina lì dentro, una luce con la scritta pace e la stella della Natività. In questo opuscolo c'è la spiegazione in 12 lingue, quello che è la storia di questo ombrello. Adesso, sindaco, ecco questo abbraccio. E gli consegno l'ombrello della pace. Grazie a tutti e buon proseguimento.